L'attività del pronto soccorso dell'ospedale Landolfi di Solofra resta sospesa fino a quando il presidio non sarà adeguato alle nuove norme anti-Covid e al potenziamento degli altri reparti interessati dai lavori di ristrutturazione. La volontà dell'azienda Moscati è di investire su Landolfi, ha dichiarato il direttore generale Renato Pizzuti. Sia chiara una cosa, però, ha aggiunto il manager, l'ospedale di Solofra potrà essere competitivo solo con gli interventi previsti per il rilancio della struttura, altrimenti il suo futuro è ad alto rischio. Sono lavori significativi e le risorse che sono stanziate ci sono proprio perché è stata fatta un'azione in questi anni a partire dal famoso decreto 29. Ovviamente questi lavori hanno le loro problematicità in termini di procedure e in termini di tempi e quindi bisogna far convivere questi lavori necessari per l'esistenza dell'ospedale Landolfi con l'operatività dell'ospedale. Quindi su questo aspetto diciamo che abbiamo fatto dei passi avanti perché abbiamo ottenuto dall'azienda chiarimenti in merito e abbiamo un cronoprogramma fino a febbraio dell'anno prossimo, ma di qui a poco avremo un cronoprogramma completo perché queste sono le risorse già immediatamente disponibili. Resta sospeso quindi il pronto soccorso? Sì, resta temporaneamente sospeso per ora e le motivazioni sono essenzialmente tecniche, nel senso appunto che il pronto soccorso, come tutto l'ospedale, richiede dei lavori di adeguamento per metterlo in sicurezza, quindi attualmente non garantirebbe la sicurezza che invece la legge richiede. Avendo avuto questo finanziamento siamo tenuti a utilizzarlo per mettere in sicurezza tutto l'ospedale. Il pronto soccorso può rimanere aperto se i reparti che stanno a monte del pronto soccorso, vale a dire la chirurgia, l'ortopedia e la medicina, rimanessero aperti per sempre, per tutto questo periodo, contemporaneamente. Nel cronoprogramma che abbiamo sviluppato c'è una chiusura temporanea, l'ospedale non chiude, continua appunto a funzionare senza il pronto soccorso, però uno alla volta questi reparti verranno temporaneamente disattivati o attivati parzialmente per consentire appunto i lavori. Penso insomma che stiamo dando diciamo dei segnali chiari di volontà a mettere in condizione l'ospedale di Solofra di funzionare al meglio. Io dico una cosa che ho detto anche a loro, l'ospedale di Solofra sopravvive e vive bene solo se ci facciamo i lavori, se non si fanno i lavori l'ospedale rischia molto.